Dove te ne vai? Al mercato? No, io... I miei vogliono che torni a stare da loro. E io lo farò. Che vuol dire stare da loro? Tu vivi qui con me. Mi spiace, Edward. Mio padre ha ragione. Avevi una buona paga giù alla fattoria. Perché non potevi accontentarti? Per me. Buona paga? Quel lavoro era in pratica schiavitù. Vuoi essere la moglie di un contadino per tutta la vita? Va bene, Edward. Va bene. Se te ne vai, Caroline, non saprai mai che cosa ci aspetta. Caroline! Caroline! Kid. Sveglia, Kenway. Taccia in giro. Stamane è salpato con il galeone. È convinto che troveremo un buon modo per usare il nostro covo. Già, potremmo combinare qualcosa qui. Tenerci anche una flotta, magari. E con qualche miglioria diventerebbe una casa vera. Un giorno potrei convincere mia moglie a venire qui. Quindi sei sposato? Agli occhi di Dio, sì. Mi ha lasciato qualche anno fa. Capisco, ma tieni la cosa per te. La maggior parte dei pirati non ha rispetto di chi non aspira soltanto al rum e al saccheggio. Sul mio onore. Dimmi se scopri qualcosa. Vieni qui, c'è qualcosa. Vieni, devi vedere. Forza, amico. È roba strana, non trovi? Sembra antica. Dici che è un'opera maya? O azteca? Sei bravo con gli enigmi? Rebus, indovinelli e roba simile? Me la cavo discretamente, perché? Penso che tu abbia un talento naturale. Come agisci e rifletti. Il modo in cui vedi il mondo. Non ci scommetterei. Ora stai parlando per enigmi e non capisco una parola. Sali qui in cima, ti va, Edward? Risolviamo l'enigma. Concentrati e affina i tuoi sensi. Guarda oltre l'ombra più nera, dentro la materia. E non vedrai una sorta di luccichio. Un luccichio. Hai capito? Sì, conosco questa sensazione. La provo fin da ragazzo. È come usare tutti i sensi insieme, vero? Come vedere suoni e sentire forme. Ogni uomo e donna su questa terra ha in sé una sorta di istinto sepolto da... Tu sei un uomo dotato, Edward. Ha un'aria strana. Vale qualcosa? Non ha un prezzo, ma se le troverai tutte potresti arrivare a un tesoro. Quante sono? Qualche decina. Per di qua. Ti mostro una cosa. Ho trovato qualcos'altro qui. Penso che capirai il tuo problema. Qui
Questo sì che sembra un mistero. Bella roba, eh? Ma chissà che cosa ti aspetta alla fine. Ci siamo. Che cosa ne pensi? Credo che il signor Ducasse avesse parecchi segreti. Già, e guarda qui, una solida scalinata per Dio solo sa dove. Cosa pensi ci sarà in cima? Da quanto so di Ducasse, non mi stupirei se trovassimo degli strumenti di tortura. Una vergine di ferro o una collezione di serrapollici. O una pera da bocca. Non è il miglior modo per cominciare, ma è un aggeggio di qualità. Usa la chiave che aveva Ducasse. E una. Ancora quattro. Sì. Può essere che le abbiano i quattro templari. Vedi questi nomi? Devono uccidere i quattro bersagli. Per Dio, quella è la mappa che ho venduto a Torres Salavana. Ha detto che indicava gli accampamenti degli assassini. Non credi di doverli avvisare subito? Se c'è un cuore che batte in quel tuo petto. Immagino di sì. Mi porterà le altre quattro chiavi. Pessimo motivo, ma meglio di niente. Ne vai già. Penso che questo covo ti si addica, Edward. Molto più di quel costume. Insomma, siamo pirati, Kid. Proviamo a volontà e siamo quello che vogliamo. Uomini veri. Non hai i panni giusti. Non sei chi sembri. Chi sono, allora? Difficile dirlo, temo. So solo che cerchi bottini pericolosi. Parli dell'osservatorio? Credo che tu ne sappia di più di quel che hai detto a Nassau. Te ne sei accorto, vero? Ci vediamo a latitudine 20 gradi e 3 primi al largo della costa dello Yucatan. Avrò qualcosa da mostrarti laggiù fra qualche settimana.